volevo fare i complimenti a questa realtà, perché l'anno scorso siamo stati qui in concorso da noi, però non conoscevo bene questo premio e stasera sono arrivato e ho trovato una banda di giovanissimi pieni di passione che stanno facendo qualcosa di straordinario, quindi non soltanto è un complimento, ma è un incentivo a voi a seguirli e a dargli credito, perché nessuno ha pagato per dire queste cose. Basterebbero le parole pronunciate dal Don Pietro Savastano di Gomorra al Secolo Fortunato Cerlino nel corso della prima serata del Toco Film Festival e poi ribadite nell'intervista rilasciata alla nostra Antonella Morena ed ancora sulla pagina del social network Facebook per capire cosa rappresenta oggi il Toco Film Festival per Sala Consilina e per il Vallo di Diano. Si tratta di una kermesse che, come dice Fortunato, è organizzata da 35 preparatissimi giovani, dei quali il più grande ha 30 anni, il più piccolo 16. Un contesto così genuino ma anche molto professionale, visto che al contest di quest'anno, che ha visto come partner la Banca del Cilento di Sassano, Vallo di Diano e Lucania, hanno preso parte cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Sì, è un momento emozionantissimo, infatti sin da ieri quando siamo andati a prenderlo a Salerno è rimasto molto contento della nostra partecipazione, del nostro gruppo, perché siamo molto soddisfatti e orgogliosi del suo post sui suoi social in cui appunto elogiava il nostro impegno ed è rimasto contentissimo dell'accoglienza qui a Sala Consilina. Poi lui è un attore grandissimo sia di teatro prima che di cinema e televisione, quindi non può farci che piacere un messaggio del genere. La risposta del pubblico da parte di tutta la cittadinanza di Sala è stata ancora più attiva degli anni scorsi e non possiamo che essere grati per questo, per tutti i nostri sostenitori, chi ha creduto nel nostro progetto e innanzitutto io ci tengo a ringraziare tutto lo staff che senza di loro tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Il miglior corto quest'anno è andato a Casa Mia di Mario Piretta, già vincitore del David di Donatello 2017-2016, mentre la mia regia è andata al corto Adaptation e con grande soddisfazione la migliore animazione è andata alle sorelle Polektova con il corto My Grandfather Was a Cherry Tree. Loro sono già nostre grandi amiche, già hanno visitato il Vallo in passato e c'è stato anche uno spin-off, un ex aequo per così dire. La giuria ha voluto assegnare una menzione speciale al corto From a Saga with Love del regista Mohamed Farhani, che è stato presente con noi a questo festival. Grande soddisfazione anche da parte del nostro istituto di credito per la rappresentazione dei corti che ci sono stati ieri sera, davvero un grande successo di pubblico e io rinnovo i miei complimenti a questi ragazzi, quindi il nostro sponsor li ha aiutati insomma a farli crescere e mi auguro che anche per il prossimo anno sarà la stessa cosa, quindi tanti auguri e tanti complimenti a questi giovani ragazzi emergenti di Sala Consilina. Un passaggio di testimone che è questo qua di Radici, innanzitutto perché siamo associazioni che lavoriamo bene sul territorio, i ragazzi del Ponte che io rappresento, ma il presidente è Marco Nuccorini, e i ragazzi di Toco Film Festival. Oggi ci hanno invitato perché noi come comunicazione, l'associazione Ragazzi del Ponte, fa dei cortometraggi, cerchiamo di fare dei cortometraggi e quindi oggi presentiamo fuori concorso un corto già fatto in passato, si chiama 10 agosto c'era un lavoro, con Daniele Pugliese, che si occupa della problematica del lavoro dei giovani nel nostro territorio. Siamo in compagnia di Fortunato Cerlino, attore italiano, nazionale e internazionale, Don Pietro Savastano in Gomorra. L'importanza della sua presenza qui al Toco Festival Film, qui proprio a Sala Consilina in provincia di Salerno. No, devo dire che sono impressionato perché ho trovato uno staff di giovani che ci hanno molta voglia di fare, molto puliti poi soprattutto, belle facce, bella atmosfera, quindi sono proprio contento. Conoscevo il festival che l'anno scorso con il corto di Luigi siamo stati qui e tra l'altro abbiamo anche vinto, quindi è un bel piacere anche esserci per questo. Però veramente una bella realtà e non lo dico solo per dire, veramente interessante. Come ha trovato il Vallo di Diano? Si è avuto modo un po' di guardarsi intorno? Abbiamo fatto qualche giro prima, giusto perché nel pomeriggio, molto bello, è piena di storia questo posto, pieno di energia, infatti non è un caso che poi nascono realtà come queste.
Lei come attore cosa si sente di consigliare a questi giovani che appunto vogliono intraprendere questo campo o in qualche modo seguire le linee dei grandi attori anche come lei, insomma? No, io grandi attori, andiamoci piano, ci sto provando, però i grandi attori sono altri. E grande generosità. Questo è un mestiere che di recente, soprattutto anche complice una cattiva comunicazione, narrazione televisiva, si tende un po' a confondere, no? Quindi spesso è un po' un prolungamento del proprio ego fare l'attore. Invece per la scuola che ho fatto io è esattamente il contrario, ci bisogna essere molto disponibili, offrirsi al pubblico, avere la capacità e la forza di credere in un sogno, anche perché poi i momenti difficili arrivano, anzi soprattutto i momenti difficili. Io conosco molti colleghi bravissimi che non ce l'hanno fatta. So che è molto affezionato al ruolo che interpreta il Don Pietro Savastano, ma non può credere, magari si può pensare che questo può influenzare negativamente invece i giovani e quindi la loro cultura e la loro modalità di farsi il concetto di una vita così spericolata, però nello stesso tempo all'impronta, all'insegna della notorietà. Il rischio c'è, però la responsabilità non è della serialità televisiva che racconta queste cose. Spesso si tende a dare responsabilità appunto a queste produzioni, ma si è un po' superficiali nel farlo, perché io vengo dalla provincia e quando vedevo anche i film americani dove c'era violenza sapevo distinguere, non ho mai avuto voglia di imitare. Quindi in realtà il problema reale non è lì dove lo si indica, ma è altrove, in cosa noi pensiamo della scuola in questo paese, in cosa noi pensiamo della famiglia, l'istituzione della cultura. Il lavoro andrebbe fatto prima, in maniera tale che poi le persone arrivano in sala o davanti a un prodotto del genere e sanno capire quello che ci hanno di fronte. Però Gomorra, oltre a quello che racconta, c'è anche un'altra storia parallela che è molto interessante, che è fatta di attori che vengono anche dalla provincia, che hanno fatto un percorso completamente diverso. Io sono uno di questi, io ho vissuto nelle zone difficili, però ho avuto l'intelligenza, forse la fortuna, di fare un percorso alternativo. Gomorra racconta anche questo, oltre a quello che poi si vede sullo schermo.